Penso, anche tu, insomma, lo zampino tuo c'è in questo libro di Messina, tra l'altro ho fatto un po' di chiacchiere, so che vi vedete poi spesso a New York. Ti è interessato perché? Cos'è che ti ha intrigato di più di questa pubblicazione? Beh, intanto perché Mario Messina ha un sacco di storie da raccontare, perché è l'unico italiano che ha vissuto e lavorato tutti questi anni in America, a New York, perché è mio partner strategico. Tante volte, prima di iniziare delle operazioni, ci confrontiamo e lui è una banca dati vivente. E poi perché racconta la storia della pubblicità non in modo troppo leggero, anche se è pieno di aneddoti, ma neanche troppo pesante con le regole, con how to, no? Che è un modo che gli americani piace molto. Per cui parla della pubblicità dal bianco e nero al colore, dalla stampa alla TV, marche americane per l'America e marche italiane per il mercato americano. E, a un certo punto, proprio l'anno scorso, gli ho detto: perché non scrivi un libro? E perché dovrei farlo? Perché quando c'è una cosa bella, è bello condividerla, e dunque credo che, siccome la pubblicità non ha memoria, questo libro aiuta a rispolverarla. Parlando con lui, no? Molto semplicisticamente ha detto: sì, è vero, il mondo della comunicazione è cambiato tutto, ma alla fine si sono solo aggiunti dei media. Sei d'accordo? In grande sintesi sì, però anche stiamo vivendo l'epoca della frammentazione, del multitasking, no? Delle tante distrazioni. I media tradizionali sono meno potenti perché ci sono più distrazioni, non perché siano meno efficaci di per sé. La pubblicità di adesso incarna una frase che ho letto tempo fa, che dice: l'amore non è un'unica grande cosa, ma un insieme di tante piccole cose. Credo che la pubblicità di adesso e la comunicazione sia proprio questo, un insieme di tante piccole cose. Qui con voi anche Gavino, San, insomma, un bel trio, oserei dire, no? Com'è sapere che esistono dei personaggi così, insomma, e che continuano a portare avanti un discorso, se vogliamo, autoriale di comunicazione? Beh, la cosa che ci accomuna è che siamo tutti e tre art director, la cosa che ci accomuna è che siamo tutti e tre italiani, la cosa che ci accomuna è che entrambi hanno lavorato in America. Ovviamente Gavino è un grande, ha fatto un pezzo di storia della pubblicità italiana, come Armando Testa l'ha fatto per i manifesti, Gavino l'ha fatto per uno storytelling di stampo più latino, e Pirella l'ha fatto con la sua ironia anglosassone. Credo che siano questi tre pilastri della comunicazione italiana. Mario Messina ha raccontato la storia dell'Italia in America, io sono solo un collezionista di attimi.